non mi scatta infatti il gioco. Facciamo questa prova. Track, 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 track. Dovresti vedere io che faccio tan 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 tan. Ancora tutto nero. E vabbè. Ecco, sì. Ok, adesso te vedo però staccare. Se io, ma posso abbassare la qualità io, chissà. Player option. Vediamo un po'. View resume 1920x1080. No, dalle, me dalle scalate pure a me. Qua devo fare qualche altra cosa, poi mica mi ricordo, dopo aver visto da Amara avevo trovato che era vera. Ah, dovevamo andare a dov'era? Amara? L'ho viste tutte? A me non mi esca. Ho viste tutte queste cose che dovevo vedere oppure no? 12 marzo 1938. Oggi è arrivata una ragazzina. Il diario di Amara mi mancava. È terrorizzata, poverina. Hai visto? Come procede? Quando ci siamo incontrate la prima volta. Ho visto sua madre. No, lo vedo bene. Donna. Si è sfogata con me. Le ho promesso che la terrò d'occhio. La signora mi ha detto che hanno tolto la bambola a sua figlia. E che è molto preoccupata perché René senza la sua bambola. Ecco, lo strullo mi dice che non lagga. Adesso? Adesso, barricata in se stessa. Allora è come se la bambola fosse la sua voce, i suoi occhi, le sue orecchie. Non lagga. Il dottor B ha detto che io andrò via presto. Aspetta. Strullo dice così. Mi spiace lasciare René. Ottimo. Non allora, continua. Vai. Povera amica. Povera amica. Sperava di poter... Chiamiamola amica, no? No, zi? Ma da qui. Sì, no? Proprio un'amica. Se ne va. Sta proprio tanto male quella ragazza. Ha parlato solo con me. Fumiamo sana una sigaretta, dai. E lei mi ha fissato dicendo che io non andrò mai via. Mi ha fatto quasi paura. Dovete sapere che sia io che Zinga stava a fumare. La sigaretta elettronica, ecco perché. Mi preoccupo perché quel brutto uomo le ha messo. Ma fumamose una sigaretta. Vabbè, beviamo se un bicchiere di vino. Lui dentro. Vabbè, famose una partita a carte. Persone proprio lui. Che miseria. Certo che lei questo sapeva. Film mi faceva morire. Chi l'ha capito? Sapeva di quell'uomo. Un film di Thomas Millian, Il diavolo e l'acqua santa, cioè sto pezzo che lui parla col prete che io posso morire quando lo vedo. Ma io l'ho raccomandata alla mia amica. Vabbè, ce lo sai che era colpa tua, no? Io ne sono certa. Vabbè, è una brava donna. Dai, fumamosi una sigaretta. Non fumo, gli fa il prete. Bevemosi un bicchiere di vino. Non bevo. Mi sembra di ricordare. Famosi una partita a carte. Non gioco. Lavorava in certo che parte. Pure te farà una vita. Non bevi, non fumi. Non giochi. A scopo a mancare a parlarne. È quello. Senti, Marangoni. Come fa ridere quel film. Posso morire, guarda, se lo rivedo quella scena. Vabbè, la nostra amica... Cerchiamo le 25 secondi in ritardo. Okay. Nella saletta infermieri del primo piano. Questo è il primo piano, la saletta infermieri. Era questa qua vicino, mi ricordo, perché ci avevo passato per sbaglio. Dovrebbe essere questa. Sì, dovrebbe essere questa. Mazza che stecca. Ecco qua. Che c'è? Popolo italiano, corri alle armi! Tutti i ritagli dei giornali, questa se la attaccava su... L'armadietto apre il nuovo centro tubercolotici. L'inaugurazione, mazza che botte che arrivano, del padiglione Maragliano e l'infermiera che noi stiamo cercando con sto fregno che fa un casino che mi sta entrando nel cervello proprio. Principalmente al padiglione Maragliano. Scappiamo da questo posto e cerchiamo quel padiglione. Andiamo a cercare qui il padiglione. René era sola. Charlotte l'aveva abbandonata. Charlotte, Charlotte, questa è la canzone di Charlotte. La mamma lo sapeva. Quando partono i caricamenti da certe stecche. Ma pure a te te lo faceva quando ci giocavi? Sì, sì, sì. Ah, quindi proprio un'ottimizzazione un po' scazzotta, vabbè. Sì. Il gioco è stupendo. Cioè, ti giuro, mi ha fatto... Forse mi è piaciuto, non ti dico di più, di Vanishing of Ethan Carter, perché la storia è un po', ovviamente, è diverso. Diversa. Diverso. Ma... Più toccante questo. Arca puttana. Padiglione Maragliano, dove si arriva da sta parte? Sì.
Allora, il padiglione Maragliano stava dalla parte dove non potevamo entrare noi all'inizio, cioè perché da qua, giusto? Sì. Da quella mappa che avevamo visto prima, nell'altra, non nel live ma nel video che avevo fatto. C'erano due altri, c'era il Charcot Maragliano e un altro padiglione. Ferri Maragliano, vedi, il padiglione Ferri, perfetto. Stiamo andando bene. Intanto c'è qualche glitch, qualche refresh del motore grafico pauroso, però d'altronde è italiano sto gioco, è più di così che ammazza che laggata. De là non si entra, eh? No. Qual è questo o quello prima? Ci sei ancora? Ce so, ma mi sta caricando, non te voglio così. Aspetta, prima mi fermo e chiedo. Trullo, come va? Trullo, io sai che quando ti faccio la domanda aspetto in tempo reale la risposta, perché se Io no adesso poi sono Ferri Maragnano, adesso. do... Bene, sì. Arriviamo un po' in ritardo. Parte uno, arriva un altro. Forse pure la domanda mia arriva in ritardo, forse pure a Trullo. Probabilmente. Ecco perché ritardo nelle risposte. Sì, la frizzata ci sta, fa parte proprio del gioco, proprio. Ma grosso modo come va? Me non me va bene. Eccolo qua, Padiglione Maragliano. Permesso, salve. Qui c'è una giostra rotta. What's happened? Lei era buona con tutti, anche con me. Eh sì, tutti buoni. Quando Tutti la vedevo mi sentivo un pochino bravi, meglio. tutti buoni, ma solo in tempo di I bambini elezioni. malati ridevano e giocavano con lei. Ti prego, Neppure questo lui mi suono, ti voleva prego. spaventare. Mi stai scippando il cervello! Non Elettroshock. dovete dare noia a René. Lei è la principessa qui, sapete? Raccontava delle storie. Diceva che c'era la guerra là fuori. Però loro mi guardavano e mi spaventavano. Stranamente i video La sera vanno mi bene. sarebbero venuti a cercare, allora E me lo stava a nessuno mi scrivere aveva pure più Trullo. vista. Meno Neppure male, tu, Charlotte. Non è così? eh. Ma che fosse il problema di Hitbox, boh, a sto punto. Non lo so. Oh, la macchina, dov'hai? Aspetta! Perché va così piano? Signora? Signora? Su? Signora, nuovo capitolo, 12, dov'è? Signora, macchina. Mazza che frizzata pure qua. Ragazzi, fate qualcosa, ve lo aggiornate lo sto gioco perché obiettivamente ne sta a parlare bene tutto il mondo, per carità di Dio, eh. Non se famo parlare dietro per queste cazzate. Delle frizzate che su The Vanishing of Ethan Carter capitavano, ma non così frequentemente. Queste sono frizzate del gioco, non della connessione, di che. Dannata. Macchina? Ecco laggiù. Oh, mica mi aspetta. Tacci qua, sei ferma. Oh. Che poi sto, la cosa di sto gioco, zi, che mi fa veramente l'idea di stare dentro proprio un ospedale. Proprio, cioè, proprio la sensazione. Sì, è vero. L'ospedale classico. Dopo un po' che ci stai giocando, va. E fermate. Ma che è? Carro funebre, che è? Sensazione proprio. A parte l'ho detto, qua vicino c'è uno di ospedale psichiatrico in disuso, che adesso c'è l'anagrafe, insomma la delegazione, come si chiama adesso? Come si chiama? Come si chiama? Non mi viene. No, coinvolge parecchio questo gioco, sì. Caputtana. Dove va? Poi sti colori al tramonto, boh, ti fa veramente sembra che stai veramente nell'Italia anni 30 qua, anni 40. Poi proprio il gioco che te porta, che il fatto che non corre il personaggio, che cammina solo, te fa godere proprio del panorama, dell'atmosfera del gioco, bello.
Oddio, in altri tempi avrei detto che poteva sembrare un simulatore di passeggiata, però in realtà non è No, così, no. perché il simulatore di passeggiata è... H1Z1. Maledetto. Quanto lo odia, H1Z1. Però faremo una live anche su H1Z1 Sì, e ci sarò anch'io. e ci sarà anche lui. Così vedrete anche Zinga. Faremo una live incrociata. Dove cazzo vado io qua? Sto andando bene, sì. Spegniamo la luce che si consuma la batteria qua. Guarda, è apparsa un cespuglio, è apparso così. È nato mentre ero. Guarda che bello laggiù il tramonto. La Toscana, ragazzi, c'ha sti colori, eh. È una bellezza come regione a livello di vegetazione. Ah, a proposito della Toscana, salutiamo anche Alberto Arcanam Edori, che è delle parti di Pontedera, quindi me l'ha pure scritto nel commento sotto il mio video di sempre di Town of Light, e probabilmente andrà a trovare anche a Volterra questo posto, e magari fa qualche foto, la metti, ci fa piacere. Sarebbe andare a vedere sto posto, sono curioso. Che è lassù? Stiamo andando al cimitero, in pratica. Quella era a carro funebre. Però Zinga, devi sapere che qui non si può cacciare. No. No. Non è un tramonto, va a fuoco il sole. Ammazzalo quanto è rosso. Come va? Come va? La fluidità, la fluidità? C'è? Pare che va bene adesso. Oh. Sempre quel ritardo da 25-30 secondi, però vabbè. Pensa che ho pure messo riduci di ritardo. Ma che devo entrare dentro sta chiesa? È proprio... Sono sicuro che vado, se andiamo a vedere sto posto, ci sta proprio la chiesa fatta così, sta proprio lì. Eh no? Ma che è una bara? Ma piena? Fammi dare una grattata, un attimino. Belli gli effetti di luce qua, Guarda che riflesso. Dove si riflette quella croce? Scusa un attimo. Dov'è il riflesso di quella croce, scusa? Cioè, la croce che gli dà riflesso, l'ombra, dov'è? Scusa, la vedi? O la vedo io? Faccio come Costantino fulminato sopra il Ponte Mollo. Oh, non c'è sta la croce qua. Ah, forse sopra? Ah, è calla. Mazza. Eccola lì. Vabbè. Charlotti. Ecco Charlotte, Arieck dalla bambola, di la mia voce, i miei occhi, le mie orecchie, la mia stessa anima. Andiamo a giocare insieme, ancora una volta. Oh. Dove vado? Devo cercare una tomba o qualcosa? No, devo seguire solo i lampioni, mi sa. Trentacinque La mia secondi di voce per dire ritardo. cosa? Treno locale per Volterra, in arrivo con 35 Cosa secondi di sei ritardo. successo? Ferire gli altri e mettermi nei guai. Occhi per vedere gente disperata. Fa tagliare, l'hai vista, l'hai letto? Sì, ho È letto. fa tagliare, Simone. L'ombra allo specchio di ciò che sono La stato. popolarità si affaccia, vabbè. Vabbè, su YouTube io non ho mai fatto più di 4. Ti ricordi quella live che ho fatto su YouTube? Questa è improvvisata, è una prova pure questa, ma... sei Prova per un l'ho attimo. consumata. Sì. Mi stanno lentamente uccidendo giorno Sei, è dopo vero, giorno. eravamo sei. Solo che il problema è che ne sono Le rimasti. mie orecchie per sentire urla, deliri, minacce e false promesse. Vabbè. Senti che audio. Oh, mi sono caiato. Aiuto. Andrà tutto bene,
Tutto passerà. La mia anima, incapace di vivere. Di adattarsi ad un mondo che non mi apparteneva. Ah, mi sta fa tornare indietro praticamente. Siamo andati su... Praticamente sto gioco è andato a cercare la bambola. Sempre più lontano. Frizzatissima. Andiamo a giocare insieme, ancora una volta. E andiamo. E beh, ci stiamo, eccoci qua, giochiamo. Sull'altalena? O qua sul cavalluccio? Sull'altalena? Sull'altalena me ce fanda. Beh, abbiamo giocato con la bambola. Sta bambola è inquietante, c'ha ragione. C'ha ragione Trullo. Ok. Vorrei perdere la mia voce. Vorrei perdere i miei occhi. Vorrei perdere l'udito. Vorrei perdere me stessa per sempre. Che devi fare? Oh. No. Oh. Spero che coglia la bambola. Accorta la bambola, mi sbaglio? Questa la cantava mia nonna. Adesso sul video sei sceso al girello. Andiamo bene. Ma sa che questo è l'impostazione del ritardo che ti permette di vedere meglio la live. Mi sa che sei autotarato Twitch. Può darsi. Quando vede che c'è qualche problema, allora aumenta il ritardo e fa arrivare il segnale migliore. Oh. Il Duce e Vittorio Emanuele II. Associazione Nazionale Fascista della Scuola Primaria. Anno 1929-1930. Cazzo, siamo nel 29. Ok, andiamo. E qua che è? Mica si apre. No, mi ha detto danno là, per forza. Cosa ne vuoi fare? La vuole maritare. Ammazza. Che luce. Mazza che scuola elementare strana. Ecco fatto. Mm.
Acci tua. Che è sto coso? Faccio tante cose per te. Non le dico a nessuno, ma la mamma lo sa lo stesso. Uno di 17 mi ha detto. Mica mi devo trovare 17 disegni come questo. Ci metto la quaresima. Visto che stiamo in quaresima. Giusto per. Questo che è? Non L'orco è che d'entraglia. voglio con Don Gino, ma lui mi spaventa sempre. 2 di 17, sì. Un'acceleratina non sarebbe male. Cioè, se potessi andare un po' più veloce, ecco. Queste che so. Ammazza di schifo. Venivo con i compagni di scuola quando c'era luce. Una papera che salta la corda con un mostro a forma di coniglio, un maiale, un orso e un gatto. Ok, questa era la terza. Torniamo un po' indietro. Ah, se ne trovo tutte e 17, me danno il bongonino d'oro? Oh, eccone Sarebbe da un'altra. provarlo. Questo è Don Gino. Sì, era Don Gino. De là ci sono andato, de qua no. 4. Qua c'è un cazzo. Ora andiamo a sinistra. Se riscende. Nessuna scritta. Qui si risale. Mica sta a fare giro tondo. No, perché quello non l'avevo visto. Cos'è questa? Ammazza quanto è brutto questo. Un gatto mi entra in bocca e mi mangia tutto da dentro. Ah, bene. Almeno non si vede niente. La 4. Mi sa che ci tocca. No, 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 non lo vedrò mai più. Ma sai che ho beccato l'uscita. È tutto molto buio, madame Adore, è tutto molto buio. E non mi posso muovere, madame Adore, ma dove cazzo vado? Cosa è successo? Cos'è Cos'è questo questo posto? posto? Questo è l'inizio. Forse sono morta? Forse sono morta. Non vedo la luce, forse sono morta. Dice male, sì. Non Sei sono ancora viva. riuscita ad alzarmi. Che succede? Che mi succede? Qui non c'è nessuno, eppure. Questi rumori. Questi rumori. Ah! Dio, che male alla testa. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Che male alla testa, madama Dore, che male alla testa. Zì, tu lo sai dopodomani che c'è, sì. Ah, sì, ce la metterò sotto stasera. Sì, Per come sotto stasera? Perché già hanno dato il precaricamento? a me su Instant c'è. Ma il codice l'ho già messo su Uplay, ce l'ho lasciato. Quindi per chi fosse messo in visione adesso, stiamo giocando la fine di The Dawn of Light, se c'è qualcuno in visione. Sta canzone fa molto colonia, è vero? Che è sta faccia che hai messo, Zinda? L'ha Sulle emoticons di Twitch. trovata? Fighissima. Yeah.
Quindi diciamo, fra dopodomani si parte subito con una bella live di television a tromba proprio. Ma quando... a posto finivo quell'altro stasera. E quello mi sa che non lo finisci però. No. Quello non si finisce però. Io voglio The Division, madame Adore. Io voglio The Division. E questo è il motto. Questo è il motto, dai. Sì, dove portate? Potrebbe esserci una canzone che io ho che potrebbe essere attinente a questo. Ed eccola qua. Arrivano adesso, amo, da senti tutta, non la posso levare, è già passato, io sono nel futuro, tu sei nel passato, Zinga, mi dispiace, ma te la ciucci tutta. Canzone di Timuria, dove vado? Qui c'è sta la, vedi qua, si potrà passare qui? Si può passare? Se va a buccare chi drento. Chi c'è chi io? Oh? Posso andare oltre? Di là di qua. I can't live without my brain machine. Resto qui con la mia brain machine. Mi sa che non ci devo andare di là, vado di qua. Mazza, posso camminare da me? Scommetto che ci uscivo pure da quella porta. Ha fatto un giro del cazzo in pratica. Ne sai, sì. Beh, eccatela qua, tiè. Ma scommetti, apro? Ah no. No. Qua è inutile. Tutto chiuso. Qui si passa? Speriamo che si apra questa porta o quest'altra, se no forse qua. Vediamo quest'altra. Questa no, questa sì, a posto. Cosa mirano le mie pupille? Che è un proiettore? Come va il video? Bene, ma sempre in ritardo. Vabbè. Perlomeno parlo per me. Manca la bobina. Mettiamo la bobina. Pigliamo la bobina e mettiamo la bobina. Parti, va. Quando dopo è tanto in ritardo mi ricarica e mi si riaggiorna, perciò è un problema di linea magari mia più che quello che fai te. Vediamo che mi dice. Lo strullo diceva bene, forse sì. Un attimo la connessione più lenta. Esterno. Livello di qualità, Trullo?
Ma mi risponde dopo 50, dopo 50 minuti. Ah, però va bene. Beh, insomma, quello che è. Io non riesco più a parlare o a muovermi. Faccio fatica a deglutire, non posso mangiare. Poi parlo, però. Sto meglio. Come ora, forse. Poi mi sento sempre più nervoso. Il ritardo è sempre quello. Non riesco a fermare i pensieri. 35 secondi, arriva pure a lui. E ho dei vuoti di memoria. Che quando li metto sul video, ti ha scritto subito. Ci sono dei periodi che non ricordo. Non lo so che vuol dire. No, stavo vedendo con attenzione per vedere Cali. Allora, famo la prova. Pronti, 3, 2, 1, ti faccio 3, 2, 1, ti faccio la domanda e tu mi devi dare la risposta subito. Vediamo se... Aspetta che cronometro io, eh. Vabbè, aspetta, Quando vuoi. Ma credo che sia per questo. Allora, pronto? Strullo, pronta la risposta è una sola. Devi rispondere a questo. 3, 2, 1, com'è la qualità del video? Vai! Io cerco di essere a posto, di... Vorrei tanto tornare a casa, ma nessuno mi viene più a trovare, perché... Lei lo sa. Mazza. Chi è, succede? Abbiamo finito? Ah, papà mi ha risposto. Sì. 25 secondi. Vabbè. È arrivato secondo. Te sei primo. Guarda, qua se va a un proiettore. Se le famo tutte in pratica. Però a me stranamente mi sta... Guarda come va, guarda come va, guarda come va, guarda come va. Si è assestato, sembrerebbe. Stavolta il video ce lo vediamo. Volterra, intervista. A chi è? Chi è questa, mo? Non mi dire, né cresciuta questa. Cosa va? Questa René è cresciuta, cazzo. No, è morta la madre. Tre anni dopo è stata ricoverata. Porella. E mo questa è rimasta sola. Ecco. Più nessuno. La solitudine è strana. Rende tutto così ovattato, rallentato. Sì, come la lo streaming su Twitch. Silenzioso. Non riesco più a distogliere lo sguardo da me stessa. Non uscirò mai più da questo posto. Non c'è nessuno per me. Piano, zì, mi sta sfondando la capoccia. Queste pareti sono diventate. Questi tasti. E la misera disperazione al loro interno, la mia anima senza voce. Qui non si piange più oramai. Quanto vorrei sentire la vita, la disperazione. La rabbia. Non ho più sognato, fantasticato, forse neppure più pensato. Mi sono nutrita di una realtà che mi ha corrosa, privandomi di tutto. Anche della capacità di provare dolore. Forse qui. Dobbiamo scendere? Andiamo da qua. Lì c'è un muro rotto. Andiamo da qua. 5 maggio 1943. René è in buono stato di salute. Si nutre e parla.
orientata nello spazio e nel tempo. Terapia sospesa. Ah, porella, meno male, è guarita. Chiede ragionevolmente di poter lasciare l'ospedale. Valutare paziente per mesi 6. Ma questo è un posto nuovo, però. Dimissione negata nonostante il parere psichiatrico favorevole. La paziente non ha alloggio. Ah, beh, certo. Né alcuna fonte di sostentamento. Porella. 4 maggio. Viene spiegata l'impossibilità della dimissione. René apprende così, a distanza di 2 anni, della morte della madre. 5 maggio. Durante la notte ha cercato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo. Salvata grazie all'intervento dell'infermiera. Contenuta a letto, tenta nuovamente il suicidio, cercando di soffocarsi. Si decide per una lobotomia transorbitale. Porca troia. Porca troia, no vabbè. Mazza, sono stato profetico con quella canzone. Per il giovane ribelle non c'è soluzione. Lobotomia, lobotomia, era lì. Eccoci qua. Porca troia. Meno male che gli hanno dato il Nobel a questo. Perché te fai screenshot? Perché me la voglio tenere quella, quella scritta là. Dottor, vabbè, che dobbiamo fa? Non mica me la farete davvero? No? Non mi faccia un po' pena? Faccio vedere tette? Ah, l'avete già viste, ho capito. Ah, avete visto pure queste? Eh no, e dai, non mi fate la lobotomia, abbiate pazienza. Con quella tecnica barbara e anche un po' Vanessa. C'ha una fumata sincronizzata, io Zinga. Io fumo e si sente il rumore suo. Io fumo io e si sente il rumore suo. Cioè, tac, proprio lo stesso secondo. Ammazzati. Ho fatto un sento dall'altra parte. No, zii, guarda un po'. Rosso, rosso, rosso. Da. Oh, mazza di esiste brutto. Brutto in vero senso della parola, perché i modelli fanno schifo questo gioco, quello sì. I disegni sono bellissimi, che sembrano quel tipo di disegni di Manara. Un po', li ricorda, vagamente, nel loro piccolo. Magari può darsi... che magari l'abbia disegnato pure qualcuno che è abbastanza conosciuto e famoso. Eh sì, è cresciuta. Ma no! No, vabbè, no, 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 no. Tacci vostra. Bestie. Macellari. Lobotomia perché una vuole suicidarsi perché gli è morta la madre. Era guarita sta ragazza. No, 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 pure col martello no, vaffanculo. E bacia delicata almeno, tacci tua.
Tacci tua. Ora Stella. Giugno 1944. Intervento ben riuscito. Paziente tranquilla, orientata e collaborativa. Capacità di coordinamento motorio ridotta, ma in miglioramento. Te credo. Trasferita a reparto tranquille alle cure del dottor B. 25 ottobre. Continua a parlare di Amara e della sua bambola Charlotte. I disturbi delle capacità motorie mostrano deboli segni di miglioramento. Deambulazione difficoltosa, non è in grado di scrivere. Le infermiere riferiscono che devono aiutarla a vestirsi, lavarsi e nutrirsi. Nell'estate 1944 René è tornata nel mio reparto. È poco presente, indifferente. Non parla quasi mai. Un giorno ha detto: quando trovo il coraggio di guardarmi allo specchio, vedo un volto giovane che è invecchiato e che mi guarda spaurito. È una donna profondamente cambiata rispetto alla ragazzina che ho avuto in cura qualche anno fa. Solo la tristezza del suo sguardo e la sua intelligenza sono rimaste immutate. È così giovane. Ha appena 23 anni, ma è ormai priva di ogni vitalità. Forse le sue condizioni miglioreranno. Probabilmente no. La sua vita è stata gettata via. Nessuno ha fatto nulla per cercare di evitarlo. L'applauso per i ragazzi di LKA, da parte mia, da parte di Zinga, sicuramente di Trullo Strullo. Questo solo meglio, ho i brividi fino a qui, guardate, ho i brividi fino a qua, perché per essere poi una storia quantomeno... Bravo Luca Dalcò, l'art director, lo scrittore in pratica di questa storia, perché ha reso testimonianza e dato voce a storie che magari sono dimenticate, probabilmente è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, queste vite buttate quando c'erano, diciamo, queste situazioni, quando non c'era tanto controllo, quando non c'era alternativa, quando era facile buttare una persona. Ho ripetuto nei video che ho fatto su YouTube che conosco una storia molto simile, non so come andare a finire per ovvi motivi, perché poi non mi sono trasferito, non so più come andare a finire, ma mi ricordo sta storia di questa ragazza che aveva fatto un bambino in pratica con un tizio fuori dal matrimonio, giovane eccetera, la madre di lui l'ha fatta internare per prendersi il figlio, per prendersi il nipote, ed è una storia vera, testimoniata, faccio nomi chiaramente, poi queste persone non le vedo da una vita, e chissà che fine gli hanno fatto fare, chissà l'organo di controllo dall'epoca che cazzo facevano. Manicomi, tutti quando pensano ai manicomi criminali, ma manicomi normali, quelli dove c'erano i poretti. Io andavo a scuola qua vicino e ogni tanto quando l'hanno chiusi questi manicomi avevano lasciato
Avevano cacciato fuori praticamente tutti gli ospiti, diciamo, i malati che ci stavano dentro. E c'era uno che lo chiamavamo, oddio com'era? Morandi, perché cantava sempre alle tizie che scendevano dal treno alla stazione qui vicino. E c'è stata una cosa, scendeva la gente per andare a lavorare la mattina e lui stava lì e cantava le serenate a ste signore che arrivavano senza far male a nessuno, ma era completamente andato, meritava di stare ancora sotto cura, ma non c'era nessuno che se ne prendeva cura, ed ecco appunto lì, e questi l'hanno preso, l'hanno dimessi, l'hanno chiuso. Sì. Da una parte è sbagliato, era quello che era successo fino ad allora, poi quando hanno sgamato tutte queste nefandezze di come trattavano la gente, pazienti immersi nello sterco, lasciati sopra a delle... Ma... perché lì, sì, proprio abbiamo visto dei servizi tutti, diciamo, in tutte le salse, ci sono stati dei servizi che parlavano ancora, recentemente succedevano cose del genere in cliniche private, figurate l'epoca in una senza situazione... controlli. Cioè, capirai, poi in Italia... statali, capito? Cioè, se io vado lì e dimostro che mi voglio liberare da una persona che non me ne frega più un cazzo a me, che sono un parente o una persona vicina, figurate a chi sta dall'altra parte. Era raro che si trovasse qualcuno che forse, senza fare dietrologia o luoghi comuni, però cioè, se a me mi frega, se te porto uno che non me ne frega niente, figurate a te che manco lo conosci, a meno che te ne innamori. Sta ragazza di 23 anni sicuramente sarà pure una storia vera, sicuramente. Ecco perché a metà gioco quello che mi ha fatto più brutto, le docce, porca vacca. E quello adesso alla fine è tutte cose tratte dalla realtà, perciò tutte testimonianze che ci ha fatto il gioco, ma sono tutte testimonianze vere, perciò è allucinante, proprio non ci stanno parole, perciò bravo, proprio decore, come mi sono alzato e ho battuto le mani ai ragazzi di Astronaut per The Vanishing of Ethan Carter, lo vedete sul canale, la serie che avevo fatto, sono tratti da trascrizioni reali, dice sì Trullo, c'ha ragione, che era intanto si era allontanato perché era morto internet, se ti sei beccato alla fine Davide, non ti sei visto la fine, perché insomma il lagrimone ci stava a scappare. Comunque salutiamo 22 persone che sono entrate a vedere Stray Views, grazie, qualità configurazione streaming ottimo, tra l'altro a chiude, lo metto qui in screenshot. Sì, sicuramente è una fusione delle più storie, magari hanno fatto una sorta di sunto. E sicuro. Sonunto. Raga, io vi ringrazio, è finita qua. Madonna, con Magone dentro che... non so, me ne dovrei andare a dormire, ma c'ho un'ansia. Sto gioco sicuramente mi immagino il bimbo minchia che si vede sto gioco. Ma che è sto cazzato? Io sparavo, dove si spara sto gioco? Immagino. Normale, no. E io veramente avrei fatto un canale all'epoca, sai, su YouTube avevo fatto un canale perché volevo portare solo questi, ma ne escono veramente uno ogni miliardo. Questo, The Vanishing of Ethan Carter, con storie così forti, cazzo, cioè, quella di The Vanishing of Ethan Carter, alla fine poi è stata bella, ma quella era una storia. Quella è una storia, questo... Non c'aveva un cazzo a che vedere con la realtà. Questo è più incisivo. Porca, è anche un po' molare. Sì. Un pochetto. Un po', giusto un'anticchia. Mo ci sarà sicuro. Questo, sicuro. Questo. Sicuro lo strullo mi ha mandato a fanculo. No, strano. Tanto, mi stava per mandare. Mo me ci manda davvero. Ecco. Che te devo... E mi sa che se streama su Twitch mi dice. Eh sì, se è andata così. Qualità, configurazione ottima. Te la mando pure a te. Ma poi se guarda con la linea che c'ho io, se lo vedevo bene io va meglio. Ma dall'altro lo vedevi male, beh? L'altro no, però la qualità te l'ho sempre detto più di una volta, non la vedevo sempre bene anche se era messa alta, perché sicuramente renderizza in una maniera differente. Sai che c'è, nella configurazione Twitch è pure più semplice, te posso dire, alla fine è tutto più semplice. Hitbox è fatta apposta per i videogiocatori come Twitch, per carità. Però, mentre su Hitbox metti un sacco di parametri, su Twitch ne metti uno, che è la chiave stream. Poi bitrate, eccetera, fa tutto OBS. E non a caso su Twitch c'è sta scritto le impostazioni per... Scusa, su Hitbox c'è sta il link che ti manda OBS o a XSplit. Però io ho configurato male, non mi pare. Cioè, sinceramente, le configurazioni dovrebbero essere le stesse. Ho aumentato il bitrate e è andata liscia. Boh. Sono andato a streamare a 1920 e 1080 a 60 frame.
Dovrebbe Lo essere. vedo, sai dove si vede? Su in basso a destra c'è il meccanismo, no? L'ingranaggetto. Se faccio video state, vedo a quanto sta il video di risoluzione, la risoluzione del display, gli FPS del video, si vede tutto. Buono. Buono, quindi ha streamato pure a una qualità decente. Vabbè, ragazzuoli. Che vi dico, mi è piaciuto stare con voi stasera, mi ho solo chiacchierato, purtroppo non ho giocato, ma dopo domani se fa sul serio, se parla di Division, se ve lo prendete tutti mi fa piacere, così ci giochiamo tutti insieme. Io da parte mia, pure se giocheremo insieme, giocheremo, lo streamerò, proverò a streamarlo qui su Twitch e vedremo. Vediamo un po'. Display resolution 1220 fps, 50-60, schema, ok, 24 buffer. Ottimo, player volume 218, video resolution 1920x1080, però video resolution e display resolution. Quelle cambiano in video resolution, quelli sono stabili, gli altri FPS varia in continuazione. Vabbè, FPS ci può stare. Display resolution in realtà avevo impostato di non scalare a 1280. E ora vado a vedere l'impostazione se è giusta, perché se a me è scalato, vediamo un po', output, video. No, avevo lasciato la risoluzione output scalato a 1920x1080, quindi quella è una cosa di Twitch, si vede, per forza, non di OBS. Vabbè, contento a sto punto che è andata bene, e contento di aver finito sto gioco per la seconda volta. Sì, io per la seconda volta al mago anch'io, però. Mamma mia. E niente, al prossimo video, e grazie per voi che siete stati qua per l'arte 22 views che ci ho avuto, miracolate, 22 views, minchia, tutte insieme, oh. Su YouTube ci avrei messo una giornata per vederle, forse, ma non lo so. Bella, ciao a tutti. Ciao. Ciao Trullo.